quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie, riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Tutti, come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Di comprendere in che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli che si contrappone alla fiducia di Gesù. Essi non avevano smesso di credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano. «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» «Non ti importa». Pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro.
tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire «Non ti importa di me?». È una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù, perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i Suoi discepoli sfiduciati. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, la tua parola stasera ci colpisce e ci riguarda tutti. In questo nostro mondo che tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto, avidi di guadagno. Ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastonare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Svegliati, Signore. Grande passarelle dell'ultimo show, ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alla pulizia, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiosi, e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Perché avete paura? Non avete ancora fede? L'inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che con Lui a bordo non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio, volgere il bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Cari fratelli e sorelle, da questo luogo che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore per l'intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo,
scenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona saluti ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura, ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia della tempesta. Ripeti ancora, voi non avete paura. E noi insieme a Pietro gettiamo in te ogni preoccupazione perché sappiamo che tu hai cura di noi. Saprò che tu sei il mio re.